attacco ai diritti che queste mafie in doppio petto blu, i Draghi e soci, portano alle nostre vite. Ora immaginate questa crisi finanziaria gigantesca cosa ha significato, licenziamenti in massa. È il prerequisito per ottenere investimenti, licenziare. Non può a questo punto chiedersi, ma un momento, noi non viviamo in regime di libero mercato? No, non ci hanno sempre detto che il capitalismo significa competere liberamente sul mercato? Bene, se le banche stanno morendo, se le banche non stanno in piedi, che falliscano? Lo Stato le può nazionalizzare, lo Stato può usare i grandi capitali di miliardi e miliardi di euro per versarli direttamente a chi ha bisogno, cioè ai cittadini e alle aziende, e che le banche muoiono. Hanno giocato, hanno scommesso, hanno perduto, vanno al diavolo. Questo lavoro è la denuncia del più grande crimine consumato in Occidente, dal secondo dopoguerra a oggi. Milioni di esseri umani e per generazioni furono fatti soffrire e ancora soffriranno. Per nulla. Soffrirono e soffriranno per una decisione che fu presa a tavolino da pochi spregiudicati criminali, assistiti dai loro sicari intellettuali e politici. Essi sono all'opera ora, mentre leggete, e il piano di spogliazione delle nostre vite va intensificandosi giorno dopo giorno, anno dopo anno.